Arrabbiati e delusi perché si poteva sicuramente portare a casa un risultato diverso. Cosa dici tu? Sì, sicuramente potevamo fare di più, potevamo vincere questa partita. Ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno in sostanza. Loro sono stati più bravi e più cinici di noi a fare punti quando erano nella nostra metà campo. E invece noi abbiamo fatto tanti piccoli errori che ci sono costati la partita, perché non è stata una partita molto spettacolare, comunque il tempo, anche le condizioni climatiche non lo consentivano. Resta molto la delusione, amara in bocca, sicuramente per una sfida che si poteva vincere e che alla fine abbiamo perso, ecco. Diverse occasioni poco sfruttate, perché ci sono, almeno da fuori sembrava che l'Italia fosse sempre lì nei 22 a combatterla, però un errore, una distrazione e l'Argentina prendeva il sopravvento. Sì, è vero, siamo entrati parecchie volte nei loro 22 metri e purtroppo non siamo riusciti sempre a far punti, anzi poche volte rispetto al numero di volte in cui eravamo in attacco. Purtroppo lì, insomma, come ripeto, sta la differenza, se non fai punti poi subisci il ritorno dell'avversario e loro sono stati bravi e cinici a segnare la meta, a fare il drop finale e noi non siamo riusciti a sfruttare, insomma, le occasioni in attacco. Cosa è successo rispetto al 6-0? Noi ci siamo visti qua l'ultima volta a Roma, Irlanda sconfitta, era un'Italia che entrava con la voglia di vincere e portarla a casa in qualunque modo, anche giocando male. Che è successo dall'estate in poi? È un'altra squadra. Vi siete chiesti cosa è successo? Ma sai, non è che un'altra squadra, ci alleniamo sempre duramente, facciamo di tutto per preparare al meglio la partita, ci alleniamo sempre bene in settimana. E purtroppo, ovviamente, quando i risultati non arrivano, c'è da chiedersi perché. Credo che tutti noi giocatori dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto questo novembre e anche prima nel mese di giugno per capire gli errori che abbiamo fatto e cancellarli in vista delle Sei Nazioni. Una cosa mentale, secondo te? Un po' tutto, secondo me, sì, sicuramente anche forse mentale. Ripeto, sono i giocatori, il giocatore deve vedere dentro se stesso, capire e analizzare dove cosa ha sbagliato e come può migliorare, come insomma può tornare alla squadra delle Sei Nazioni. Io credo che ci sono viste anche buone cose, oltre alle negative che mi dite, ma ovviamente quando si perde si tende sempre a vedere giustamente anche le cose negative ed è giusto così, insomma. Cosa porteresti di positivo di questi incontri? E comunque l'entusiasmo sicuramente dei giovani che hanno fatto sicuramente un buon ingresso in squadra, perché abbiamo visto subito che sono tutti quanti a livello internazionale, ecco, hanno un grande futuro davanti a sé, ma anche la voglia della squadra di comunque giocare a prescindere dal risultato, dagli errori commessi, perché anche se sbagliavamo comunque volevamo giocare, continuare ad attaccare, questo sicuramente è una cosa buona. E ripeto, dobbiamo limitare quegli errori che magari in passato non facevamo e che ci permettevano, insomma, alla fine di vincere la partita. Oggi ne abbiamo commessi un po' troppi e niente, il risultato è andato. In 10 minuti tutti a sopracciarsi gli occhi, grande organizzazione di gioco, Argentina in difficoltà, non riuscivano a giocare ai palloni, poi è come se, non è evaporata, però è scemata, è come se fosse una questione anche appunto di condizione mentale più che fisica. Cioè, in campo l'avete avvertita questa grande e bella partenza e poi piano piano siete come scivolati verso una prestazione più... No, sai, era una partita chiusa perché alla fine pioveva, tutte e due le squadre volevano mettere sotto pressione l'altra squadra con il gioco tattico al piede, calci alti, e loro ci sono riusciti magari qualche volta in più di noi, ma siamo partiti bene, quello è vero, però non è che siamo scemati dopo, è che l'Argentina magari è salita di tono, noi abbiamo continuato a fare il nostro. Ti ripeto, dovevamo sfruttare le occasioni che ci sono capitate, magari marcando un'altra meta o segnando altri calci di punizione. Sai, se dopo il punteggio cambia, invece che essere a
non so, eravamo mi sembra 10-9, metti 2-3 calci di punizione, vai sopra il break, è un'altra partita, però insomma Cecco, ma io ripeto non voglio, cioè ripeto, noi giocatori abbiamo sbagliato, noi giocatori in campo niente, quindi adesso analizzeremo bene cosa abbiamo fatto e lavoreremo per fare un gran 6 nazioni, ecco.